Non un ripiego al project financing, ma di fatto un modo coscienzioso di investire per il bene dei contribuenti. Lo ha definito così il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, il riordino del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Costo totale dell'investimento 49 milioni. Alcuni lavori sono stati già effettuati, come ad esempio l'adeguamento dei reparti Covid e di rianimazione. Altri, come la realizzazione del nuovo pronto soccorso con percorsi dedicati per pazienti Covid, saranno realizzati entro luglio del prossimo anno. Si tratta di una ripresa del lavoro già iniziato dopo che è stato abolito il project finance del Policlinico di Chieti. In parte abbiamo già fatto lavori per più di 15 milioni in questi 2 anni, sia di Covid che di non Covid, e chiaramente noi, anche grazie alla disponibilità della Regione di mettere a disposizione università e azienda congiuntamente 49 milioni, prevediamo di fare un corpo aggiuntivo, il cosiddetto corpo P, con una serie di medicine di servizio dentro, e un riordino, una ristorazione di tutto il policlinico. A questo progetto di riqualificazione ha partecipato attivamente anche l'Università d'Annunzio, che in questi mesi si è costantemente interfacciata con la direzione generale, visto che proprio l'Ateneo Teatino mette a disposizione della ASL un numero elevato di figure professionali. L'Università ha avuto un ruolo, così si è formato un comitato di, per la prima volta devo dire, un comitato unico di medici ospedalieri e universitari che mi hanno chiesto di esporre le loro istanze, i loro suggerimenti, e devo dire che sia l'ASL che la Regione l'hanno accolti molto bene. E io sono molto critico verso il numero chiuso in medicina, un numero troppo chiuso, e un numero troppo chiuso quello degli specializzandi. E non è possibile, in Italia mancano 20.000 medici oggi e nel 2050 ne mancheranno 50.000. Quindi è una pazzia quello che sta succedendo. Io sono assolutamente contro questo numero così chiuso.